Le politiche governative, equità, giustizia sociale, non autosufficienza, giornata di mobilitazione dei pensionati, si tina ad Agrigento, indetto da CGIL, CISL e UIL. Questa mattina presso la sala conferenze di Confindustria Agrigento, conferenza stampa di presentazione delle attività anti-racket in provincia di Agrigento. Lettera denuncia all'ANAS, al Ministero e ai prefetti da parte dell'ANCE Sicilia sul raddoppio della strada statale 640 Agrigento-Caltanissetta. Il comando provinciale dei carabinieri di Agrigento presenta il calendario dell'arma 2013. Bentrovati con l'informazione di Studio 98 anche per oggi. In primo piano le politiche governative, equità, giustizia sociale, non autosufficienza. Giornata di mobilitazione dei pensionati, si tina ad Agrigento, indetto da CGIL, CISL e UIL. Le interviste. I pensionati nuovamente in protesta, non si può sempre raschiare dal barile di questa classe ormai ridotta ai minimi termini. Sì, ma comunque è vero quello che sta dicendo lei, però dove sono i pensionati? Cioè tutta la gente che si lamenta negli ospedali, ieri sono andato al pronto soccorso, vecchietti che erano lì a aspettare una mattinata per poi essere ricoverati o non essere ricoverati, gente sui materassi, gente che aspetta intere giornate. Si lamenta, fa casino e poi quando ci sono queste manifestazioni non viene nessuno, cioè sempre siamo noi, solo noi, va bene? E anche i lavoratori dove sono? Cioè i cassi integrati, i lavoratori in mobilità dove sono? Non c'è nessuno, siamo sempre gli stessi qui che protestiamo, mentre gli altri, va bene, si protestano semplicemente a casa, solo a parole, va bene? Cosa occorre? Occorre che... Io dico questo, in un giorno è stata fatta la riforma sulle pensioni, in un giorno è stata fatta la riforma dell'ICI cambiata in IMU, va bene, appena si parla di sviluppo ci vogliono mesi e mesi, non è stata fatta ancora una legge per lo sviluppo e per creare opportunità di lavoro alla gente. Occorre questo, cioè che il governo cambia rotta, a noi non interessa il tipo di governo che abbiamo, a noi interessa avere un governo che va bene, che la situazione in cui ci trovavamo noi era veramente disastrosa, dobbiamo essere grati anche a questo governo di aver fatto determinate situazioni, però nel contempo ha fatto delle cose che sono state molto facili per loro ma molto difficili per noi, perché non capisco io ora un pensionato che prende 320 euro di pensione al mese come farà ad andare a pagare all'IMU se ha avuto la disgrazia che il papà gli ha lasciato una casa in donazione e si ritrova con la seconda casa. Tutti i pensionati d'Italia hanno ormai perso il proprio potere d'acquisto, diciamo che sono davvero autosufficienti, e allora come porre rimedio? Adesso scende in campo nuovamente Silvio Berlusconi. Allora, io voglio tralasciare la discesa in campo di Silvio Berlusconi, perché praticamente è conseguenziale che lo stato che stiamo vivendo attualmente, soprattutto i lavoratori dipendenti e pensionati, proviene dallo sfacello che ha creato in 18 anni di governo Silvio Berlusconi, che praticamente tutto ha avuto tranne che praticamente pensare alla povera gente e ai pensionati. Io, per quanto riguarda i pensionati, noi stamattina siamo qui a manifestare perché diciamo che il tempo è scaduto. I pensionati stanno vivendo sulla propria pelle la crisi maggiormente di questo paese. E, per parlare dell'autosufficienza, perché è una cosa che ci sta a cuore, i fondi della non autosufficienza, la precedente legge finanziaria del 2010 aveva stanziato circa 200 milioni di euro, che era una cosa misera rispetto ai reali problemi delle persone non autosufficienti, e la legge di stabilità che ha preso il posto della finanziaria ha azzerato di fatto queste somme. Quindi significa che, non essendoci risorse per gli autosufficienti, queste somme non potranno essere destinate alle regioni. Quindi praticamente tutti i non autosufficienti, cioè quelle persone che praticamente non possono soddisfare le esigenze, quelle normali della propria vita, come vestirsi, mangiare, si ritroveranno praticamente essere abbandonati.
Passiamo alla cronaca, operazione antimafia nel Trapanese condotta dai carabinieri di Trapani e del reparto operativo speciale di Palermo e Roma per l'esecuzione di provvedimenti cautelari nei confronti di altrettanti indagati per mafia emessi dal GIP di Palermo su richiesta della DDA del capoluogo siciliano. Sequestrati beni per 10 milioni di euro, al centro delle indagini l'infiltrazione delle famiglie mafiose di Castelvetrano e Salemi in attività legate alle energie rinnovabili realizzata attraverso la sistematica acquisizione dei lavori per la realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici nelle province di Agrigento, Palermo e Trapani. I proventi illeciti venivano in parte utilizzati per sostenere la latitanza del boss Matteo Messina Denaro. In manette sono finiti l'imprenditore di Salemi Salvatore Angelo, l'uomo del business delle energie pulite, Santo Sacco, consigliere del PDL alla provincia di Trapani, Salvatore Pizzo, consigliere comunale di Terrasini nel Palermitano ed ancora Gaspare Casciolo, considerato il capo della famiglia mafiosa di Salemi, Paolo Rabbito e Gioacchino Villa, che avrebbero fatto parte del clan. Salvatore Pizzo era stato eletto al Consiglio Comunale nelle ultime consultazioni del giugno 2011, ma dopo una sentenza del TAR di Palermo lo stesso è decaduto dalla carica assieme ad altri 7 consiglieri nel mese di marzo 2012. Arrestato a Bali il boss latitante Antonino Vitale Messicati, capomafia del clan palermitano di Villa Abate. Messicati si nascondeva in un lussuoso residence della località balneare indonesiana. Ad aprile scorso era riuscito a sfuggire all'arresto durante un'operazione di polizia che aveva decapitato i vertici del mandamento mafioso di Misilmeri. I sospetti dei carabinieri sono stati confermati da un viaggio a Bali fatto da alcuni familiari. Omicidio del favarese Calogero Palumbo Piccionello. Gli inquirenti hanno in mano una lettera anonima dove si accusa Palumbo Piccionello di essere un usuraio. La vittima probabilmente riteneva fosse stato proprio Baio a spedirgliela. Intanto il PM Salvatore Vella ha dato incarico al perito grafologo Anna Rita Costantino di stabilire se effettivamente la scrittura è di Baio oppure no. Questa mattina presso la sala conferenze di Confindustria Agrigento, conferenza stampa di presentazione delle attività anti-racket in provincia di Agrigento. Vediamo le interviste. L'esperienza di Palermo è un'esperienza anti-racket di Palermo, è un'esperienza a tutto tondo, nel senso che non ci siamo fermati alle denunce, anzi siamo arrivati alle denunce partendo dai consumatori. Qui ad Agrigento stiamo facendo un percorso simile, magari un po' diverso, stiamo partendo da un nucleo di imprenditori che hanno bisogno di essere assistiti nelle loro vicende giudiziarie che sono nate a seguito di denunce per fatti estorsivi, e intorno a loro cercheremo di aumentare il numero delle denunce, ma anche di coinvolgere attraverso il consumo critico gli imprenditori e i commercianti, i consumatori. Pertanto riteniamo di poter fare la stessa cosa che abbiamo fatto a Palermo, dove abbiamo 700-800 imprese che aderiscono al consumo critico e che equivale a una denuncia preventiva, cioè io non pago, io non sono disponibile a pagare, quindi l'estortore è avvertito, deve stare lontano da quell'attività perché riceverà una denuncia, e d'altro canto il consumatore sarà in qualche modo garantito che andando in questi posti ragionevolmente non dovrebbe pagare né direttamente né indirettamente il pizzo. Questo è, diciamo, il programma futuro. Dobbiamo questo impegno, noi abbiamo fortemente voluto, però lo dobbiamo alla presenza attiva di Confindustria su questi temi, che ha fatto una grande attività di collaborazione con alcuni imprenditori e ha promosso denunce. E abbiamo stabilito un rapporto di collaborazione forte con Libera, con la quale naturalmente abbiamo mille affinità, e abbiamo stabilito un programma comune di lavoro per cui noi aiuteremo loro nelle loro attività e loro aiuteranno noi. Pensiamo di coinvolgere alcune associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e quant'altro, insomma ci vorrà un po' di tempo, però pensiamo di ottenere dei risultati importanti. Sicuramente il primo risultato sarà quello di costituire un'associazione anti-racket anche qui. Da oggi continua un percorso per aiutare gli operatori economici.